È chiaro, so di essere approdato in una società importante che ha delle prospettive e soprattutto queste prospettive hanno fatto in modo di convincermi che era la scelta giusta, perché precedentemente avevo avuto altre opportunità che magari per ragioni più disparate avevo declinato. Quella soprattutto che ha prevalso è il fatto che il Bologna, se cambiava allenatore in questo momento, voleva rimanere aggrappato a questa categoria, perché il Bologna è da sempre una società importante, compie 100 anni di storia proprio quest'anno e quindi credo che anche in questa occasione voglia naturalmente rimanere aggrappato a questa categoria che poi è riuscita a riacciuffare con grande capacità nella stagione passata, appunto lottando proprio gomito con noi. E poi per credere nella validità dell'organico, alcuni giocatori li ho avuti, molti li conosco per averli affrontati e anche temuti in tante occasioni, quindi sono convinto che questo gruppo può benissimo conservare questa categoria, anche se naturalmente ci sarà da lavorare e di non illuderci che magari valutando le partite che dobbiamo affrontare, il calendario potrebbe magari farci pensare ad un finale di campionato più agevole rispetto agli altri. E credo di poter mettere in campo una squadra che naturalmente sappia esaltare le proprie doti, cercando di collocare i giocatori nelle posizioni più congeniali nelle quali magari potrebbero esprimersi al meglio. In questo momento non credo che siano da ricercare grandi stravolgimenti, anche se naturalmente a livello tattico ciascun allenatore ha le proprie idee. Noi cercheremo di portare avanti le nostre, ma soprattutto dovranno essere idee condivise dal gruppo, perché guai se queste idee che tu proponi al gruppo non fossero recepite nella maniera migliore, probabilmente dovremmo subire un effetto boomerang. Difesa 3 o 4? Ma non escluderei la difesa a 4, però in questo momento se dovessi dare preponderanza a una scelta dovrebbe essere la 3, perché la difesa a 3 mi potrebbe dare la possibilità di utilizzare più attaccanti e qualche centrocampista in più per dare più equilibrio alla squadra sia nella fase di non possesso e anche, credo sulla carta, a livello teorico, più propositività sugli esterni. E naturalmente mettendo in condizione gli attaccanti di attaccare la porta. È chiaro, questa è stata una prima valutazione valutando le caratteristiche dell'organico. E quindi ecco, le prime sensazioni sono quelle che riguarderanno una difesa a tre. Però non escludo a priori che durante la gara dovremo fare di necessità virtù, potremo utilizzare la difesa a quattro. Gli attaccanti non a caso. Ma io credo che una squadra difficilmente possa fare a meno di due attaccanti. Poi è chiaro, ci sono attaccanti che ti danno la possibilità di giocare anche con tre, però uno dei tre meglio dovrebbe sacrificarsi magari nella fase di non possesso. Però credo che ci sia la necessità, avendo due attaccanti, di portare alla conclusione dell'azione magari non i centrocampisti se non li hai che sono capaci a fare gli inserimenti, ma perlomeno uno dei due esterni, quindi di avere sempre la possibilità di chiudere l'azione con tre o quattro giocatori tenendo una squadra abbastanza raccolta nelle linee. E questo è uno È un stimolo. suggerimento, magari Sì, non è quello che hai no, ma proposto. io credo che non sia dipeso dalla incapacità dei difensori a livello di prestazione singola, ma quanto possa essere evidenziato da una prestazione collettiva, perché una difesa è forte, questo è un mio concetto che chiaramente cerco di esprimere, probabilmente potrebbe essere condiviso o meno, non potrà mai essere una difesa efficiente, efficace, se non ha la possibilità di contare su un filtro efficiente. Questo è un mio concetto. È chiaro però, questo poi va realizzato sul campo attraverso il lavoro, attraverso il portare avanti dei concetti che comunque dovranno essere condivisi dal gruppo.
L'aspetto psicologico credo che riguardi principalmente un rapporto che potrò avere, che dovrò avere individualmente a livello collettivo. È chiaro, è insito nel mio programma il fatto di ricorrere a lavorare sull'aspetto psicologico, perché questo va di pari passo con l'aspetto del lavoro di campo. Non può l'uno naturalmente prendere un indirizzo diverso rispetto all'altro. Il contratto è fino a giugno, c'è un'opzione per il prossimo anno, si può conoscere qualcosa in più di questo aspetto? Ma la priorità in questo momento è il guardare al breve, e il breve è il raggiungimento degli obiettivi che chiaramente ci siamo tutti prefissi e il quale vogliamo raggiungere. Certo, dovessimo raggiungere l'obiettivo, questa è una società che ribadisco secondo me importante, quando dico importante cerco di coinvolgere in questo contesto di valutazione miriade di valutazioni, e quindi credo che ci sia la possibilità appunto di improntare un discorso per il futuro che comunque con questo tipo di società io mi auguro di poter instaurare o meglio costruire. Traducendo, ci sono delle opzioni? Ma guardi, le opzioni ci sono quando si compra un immobile, allora si ricorre alle opzioni. Quando si lavora in un ambiente sportivo dove prevalgono, dove dovrebbero prevalere dei valori, io credo che sia importante più il fatto di potersi guardare in faccia, di potersi intendere, senza magari sottoscrivere, che poi il sottoscrivere potrebbe diventare un vincolo per l'una o per l'altra parte. Se le due parti dovessero trovare le condizioni per continuare il rapporto, e credo che in questo caso ci debbano essere, non vedo perché il rapporto non si debba continuare. Io mi domanderete, forse questo vi precedo, così vi tolgo il disturbo di inoltrarmi questa domanda e vi potrete concentrare su altre, perché allora non hai proseguito il rapporto a Lecce visto che hai vinto il campionato? Probabilmente non c'erano le condizioni talmente importanti per poter continuare, e a quel punto, pur avendo vinto un campionato, avendo conquistato anche molti record che la società naturalmente in 100 anni di storia calcistica non aveva mai avuto la possibilità di ottenere, abbiamo deciso di comune accordo di continuare per altre strade.